L'accesso all'acqua è un problema di giustizia per gli uomini, dato che tutti viviamo sotto lo stesso cielo. Lo ha ricordato Papa Francesco incontrando in Vaticano i partecipanti alla 15ª scuola estiva di astronomia della Specola Vaticana di Castel Gandolfo, dedicata allo studio dell'acqua nel sistema solare e altrove. Il corso, organizzato dai padri gesuiti che gestiscono l'Osservatorio Vaticano, fondato 125 anni fa da Papa Leone XIII, frequentato da giovani astronomi provenienti da tutto il mondo, ha sottolineato il pontefice, mostra che il desiderio di comprendere l'universo creato da Dio e il nostro posto in esso è comune a uomini e donne che vivono in contesti culturali e religiosi assai differenti. Ed è importante che la scuola quest'anno si occupi dello studio dell'acqua perché, ha aggiunto il Papa, tutti sappiamo quanto sia essenziale l'acqua qui sulla terra per la vita, per noi esseri umani, per il lavoro. Dai più piccoli fiocchi di neve alle grandi cascate, dai laghi e dai fiumi agli immensi oceani, l'acqua ci affascina con la sua potenza e al tempo stesso con la sua umiltà. Le grandi civiltà ebbero inizio lungo i fiumi e anche oggi l'accesso all'acqua pura è un problema di giustizia per il genere umano, ricchi e poveri.